Una curiosità del luogo è la cosiddetta pietra dello scandalo o della culata, un tondo marmoreo bicolore posto al centro della loggia visibile solamente quando non ci sono bancarelle. La pietra aveva anche un'altra funzione, era il punto esatto dove venivano puniti i mercanti disonesti e i debitori insolventi nella Firenze rinascimentale. La punizione consisteva nell'incatenare i malcapitati, e una volta calate le braghe ne venivano battute le natiche ripetutamente sulla pietra, secondo, la culata. Da questa usanza umiliante sarebbero nati dei modi di dire popolari come, essere con il culo a terra, e, forse, l'espressione, sculo, inteso come sfortuna.